Ciao ragazze, ciao ragazze, ragazzi, allora, benvenuti in questo video make-up. Era una vita che non registravo un video trucco, sono quasi emozionata. Questa sera vi voglio proporre questo semplicissimo look un po' smoky. Diciamo che ho preso un po' spunto dal fatto che sono ritornati in voga i mitici anni 90, in cui io sono passata da essere una bimbetta a una preadolescente a un'adolescente pazza, fino poi alla mia età, tra virgolette, adulta. Sono stati 10 anni di fuoco, 10 anni che ricorderò con tanta gioia. Questo look è ispirato non tanto a quello che facevo io in quegli anni che ho preso spunto, diciamo, dai primi anni 90, ma quanto appunto i trucchi degli anni, inizio anni 90, che si trascinano un po' il look della fine degli anni 80, rivitalizzandolo e rendendolo proprio. Questo è un trucco molto grunge. Parte da Kurt Cobain, Courtney Love e si trasforma, si elabora. E questa è la mia versione, una versione molto semplice che enfatizza ovviamente gli occhi, lascia le labbra nude. Per le labbra ho evitato il contorno marcato che era più in voga dalla seconda metà degli anni 90, però comunque l'ho lasciata abbastanza nude. Per il resto, look viso abbastanza semplice. Io spero che questo trucco vi possa piacere e che siate interessate o curiose in vedere come l'ho ricreato. Comunque molto semplice, come tutti i miei trucchi. Io nel frattempo vi ringrazio di aver aperto questo video e vi invito a vedere. Ho fatto una svolazzata di capelli e vi invito a vedere il video trucco. Ciao, a dopo! Ok, ho già truccato ovviamente il viso, ho fatto la base, però non ho creato ancora ombre, non ho messo fardo, non ho messo niente, ho solo messo un po' di illuminante e ho ovviamente truccato il primo occhio, quindi andiamo insieme a truccare il secondo. Prima di tutto la base per ombretto, io sto usando ancora la Mesauda Perfect Eye Lip Base, primer levigante per ombretto, che non mi piace, ma per ora questo c'è. E questo uso, spero che finisca il prima possibile. È già il secondo primer che mi cantona in questo modo. Prima avevo il Debby, eppure quello è stato terrificante. Speravo in Mesauda, comunque l'ho pagato 8 euro se non erro, ma ha toppato alla grande anche lui. Poi prendo una matita per occhi, questa è della Idea Bellezza, è la numero 02 Deep Black, una matita abbastanza morbida, nera, un po' spuntatina. Vado a tracciare una linea grossolana sulla palpebra superiore. Prendo un pennello a lingua di gatto e sfumo, questo sfumo è uscito bellissimo, il tratto di matita. Cerco di arrivare in modo abbastanza sottile qui all'angolo, anche se è già cannato rispetto all'altro lato, ma non fa niente. Sfumo lo porto leggermente in alto, non tantissimo, guardate, non è molto alto il nero. Comunque proseguo, tiro leggermente. Ok. Riprendo la matita e traccio una linea sotto, che contorna quasi tutto l'occhio, ma non entra all'interno della rima. O sfumo col dito, continuo con il pennellino, visto che l'ho già sporcato, proseguo con il pennello. Dopo che ho creato questa prima abbozzatura, prendo un pennello così a C molto morbido e un ombretto bianco che non deve essere screventissimo. Io l'ho trovato in questo. Non so neanche di che marca sia, si è cancellato tutto, era una vecchia piccola trussettina di mia sorella e ho trovato questo bianco che praticamente rilascia soltanto un po' di alone bianco, quindi lo prendo con il pennello, potreste usare anche semplicemente della cipria, però io volevo che mi si schiarisse un pochino la palpebra.
prendo e inizio ovviamente da qua, così nel frattempo la matita si asciuga. E proseguo su tutta la palpebra e ora vado anche ovviamente sull'ombretto, sulla matita nera, tappettando e non trascinando, perché comunque è una matita abbastanza bastarda, ci mette un po' ad asciugarsi. Ve la devo recensire perché è stata un po' una delusione questa matitina. Comunque, proseguo mettere l'ombretto. Per me, come ho detto, è giusto cercare di schiarire la mia palpebra, non più di quello. Poi prendo un ombretto nero e un pennello piccolino, però abbastanza largo rispetto al suo volume, e vado a contornare e a enfatizzare ancora di più, se riesco ad aprire l'ombretto, tutto il contorno. Parto ovviamente qua sopra, ma in modo molto molto grunge, molto non mi interessa effettivamente quello che sto combinando, voglio soltanto colorarmi l'occhio di nero, questo è il principio. Vado anche sotto con lo stesso principio, senza però cavarmi un occhio. Ok, a questo punto salgo leggermente, arrivando quasi alla piega dell'occhio e entro un po' alla, diciamo alla cat eye, anni 60, ma in modo molto, non so neanche come dirvelo. Praticamente ora lo andiamo a sfumare, ma mi deve aiutare a dare almeno un minimo di definizione oltre al nero intorno all'occhio, perché non voglio proprio uno smoky, super smoky. Poso questo e prendo un altro pennello, questo qua diciamo a penna, questo era della Essence, lo Smokey Eye doveva chiamarsi se non erro. Inizio a sfumare l'ombretto qui sotto e tiro su e ora sfumo sopra in questo modo e vado nella piega, giusto un attimo perché ora ando a sfumare con un altro pennello, proprio un pennello da sfumatura, questo è sempre il 200 di Kiko, un po' sporco, un po' lozzo, perché ho sfumato dall'altro lato, e sfumo, 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 finché ovviamente il nero diventi un super grigiolino, chiaro, 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 giusto che mi accompagni un po' l'occhio e non me lo faccia sembrare troppo a palla. E credo che così possa andare. Poi, sì, facciamo prima le sopracciglia perché non mi riesco a vedere con un sopracciglio sì e un sopracciglio no. Inizio con la matita di Kiko, la numero 02, che non c'ha più un nome, comunque. Prima ovviamente pettino. E con la matita. Allora, ho cercato di fare le sopracciglia, io ce l'ho comunque un po' ad Alè di Gabbiano, di mio è naturale, io quando le pulisco basta che tolgo i peletti qua sotto, mi si forma in modo abbastanza naturale, però volevo le sopracciglia più dritte possibili, quindi cosa ho fatto? Giocando con, tra virgolette, chiaroscuro, invece di iniziare a colorare da qua e portare tutto verso su, ho iniziato da mezzo sopracciglio, diciamo. Cioè, come se mi fossi dimenticata l'ultimo millimetro sotto e a piccoli tratti vado a colorare in questo modo. Sì. Poi riempio qualche eventuale buchetto. La punta sopra non la vado a enfatizzare con la matita, ma la lascio tranquilla, non la tocco proprio e proseguo a chiudere qua. Sì. Poi prendo un ombretto, questo qua è del kit della Essence, mi è rimasto soltanto quello scuro, ormai l'ho quasi terminato. Prendo un po' di polvere scura e partendo dalla parte centrale, non sopra ma bensì sotto, proseguo il mio lavoro di appiattimento delle sopracciglia in questo modo. Meglio di così non si può fare, avrei dovuto cancellarmi completamente le sopracciglia, ma non mi sembra il caso. Come mascara userò
In una sola passata questo della Rouge, il Miss Etoile 3D Black volume, e in due passate, sorry, questo di Essence che è il Top Coat for Bitten Volume Fast Flush Lath Effect Mascara. Quindi questo qua. Però prima di iniziare, ovviamente piego le mie ciglia. Sarebbe stato bellissimo anche questo tipo di trucco con la matita anche all'interno. Però a sto punto, visto che ci ho pensato, aggiungo un pochino di matita qua sotto. Non è che ci ho pensato, mi sono scordata, l'avevo fatto dall'altro lato. Ci ho pensato solo ora, ora che parlavo di matita. Vi parlavo di matita perché sarebbe stato molto bello mettere la matita nera anche all'interno per un look ancora più aggressive, soltanto che l'ho provato questa mattina, ok, che sono andata al lavoro eccetera, però mi ha chiuso troppo gli occhi e l'effetto finale non mi faceva impazzire. Quindi quando sono tornata a casa dal lavoro, prima di struccarmi, ovviamente, ho provato a struccare soltanto la rima, quindi a lasciarla, diciamo, un po' sporca dai residui esterni, e mi lasciava questo effetto veramente grunge, veramente, che non mi è dispiaciuto. Perciò questa sera per il video ho preferito non entrare proprio nella rima con la matita. Per le guance, non ho fatto contouring, come ho detto, ho messo soltanto l'illuminante, perché andrò a mettere il mio solito, e sta per finire, fard mattonato. Qua andrò a mettere il fard non tanto, diciamo in modo classico, così a tirar su, ma vorrei metterlo praticamente quasi a pallino. Vediamo se ci riusciamo. Intingo il pennello. Quindi cercherò di mettere il fard così e invece di andare verso su, cercherò di sfumare lateralmente. Quasi un effetto geisha, non so perché oggi mi è venuto questo istinto geishoso per il fard. Sicuramente mettere il fard in questo modo allarga ancora di più i visi e per il mio che è già abbastanza direi cicciotto non è che è il massimo, però ogni tanto per variare un po' anche l'aspetto del viso. Ora dobbiamo pensare alle labbra e mi serve una matita color carne. Ti ho trovato, fatti prendere, eccola qua. È sempre di Idea Bellezza e la numero... Non c'è numero, Nude Rose, che è da temperare. Vabbè, la tempereremo un'altra volta. La vado a mettere su tutte le labbra. E visto che il look grunge è comunque con un rossetto, comunque quasi nulla sulle labbra, vado a mettere un nude. Non so se si riesce a vedere la differenza tra una metà e l'altra. A parte che è un pochettino più lucidino, quindi mi ricorda più l'effetto grunge. E poi ha un po' di rosa dentro, carino. Ok, devo ancora sistemare i capelli, però questo è il look completo. Quindi questi occhi solo delineati dal bianco, leggermente sbiancata la mia palpebra e queste labbra molto nude, molto lucide, molto naturali. Abbiamo provato, ho provato il fard geisha, non so se mi inchiattisca ancora di più il viso, però è stata una prova. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia e per aver visto questo video. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!